Auto Epi, un successo che nasce da lontano. Icona nel panorama automobilistico, oltre alla vendita di auto nuove e di occasione, garantisce un'assistenza completa meccanica elettrica, di carrozzeria, servizio racing, centro restauro auto storiche Citroen Auto Epi Classic. Cambio gomme, assistenza e installazione impianti GPL metano, magazzino ricambi, servizio autonoleggio e agenzia pratiche auto e servizio revisione. Citroen Auto Epi, a Pescara in via Tiburtina 326 e strada vicinale Torretta 12, zona industriale. Auto Epi, la storia di un viaggio fatto di passione. Prove tecniche di udito. Maico, dal 1937, la soluzione giusta per tornare a sentire. Ti aspettiamo nei nostri centri in Abruzzo. Chiama lo 085 422 4030 per prenotare un controllo gratuito dell'udito. Una delle più grandi manifestazioni sportive della città di Pescara nella stagione 2015. Un saluto da Paolo Sinibaldi. Domenico D'Onofrio è qui al mio fianco. Ciao Domenico. Ciao, Mario. Ciao. Lo vedete, Runners Pescara. La manifestazione organizzata dai Runners Pescara è la seconda edizione della Pescara Half Marathon, mezza maratona, cosiddetta maratonina del mare. Un grande successo, Domenico. 1350 partecipanti, ma non è solo il numero, perché spesso si fa abuso di numeri, no? È quello che si è vissuto a Pescara durante una splendida domenica, no? Tutti si sono divertiti. Tutti. È stata anche una splendida domenica dal punto di vista meteorologico. Non ho più la voce perché ieri è stata una giornata fantastica. Dal punto di vista meteorologico noi siamo stati fino alla domenica alle 2 con i vari meteo.it avevate paura, eh? E dicevo tutti quanti che ci sarebbe stato il nubifragio la mattina, invece è uscita una splendida mattinata in cui la città di Pescara ha vissuto veramente un evento sportivo di alti livelli, di città più importante della nostra, forse quella è la nostra grossa gioia di questo evento. 1350 partecipanti, ci sono stati anche risultati importanti, perché la prima parte della trasmissione di questa puntata di Parliamone la dedichiamo anche all'aspetto tecnico, no? Poi parliamo di tutto il resto. Non sono mancati risultati, tanto che sia al maschile sia al femminile sono stati battuti i record di gara, no? Questa è la seconda edizione. Sì, sì. Quest'anno abbiamo puntato molto rispetto al primo anno in cui avevamo forse più paura di chi veniva a correre. Quest'anno abbiamo puntato molto sulla qualità anche delle persone che sono venute a correre, quindi sta migliorando anche dal punto di vista tecnico. C'erano parecchi forti, parecchi veramente atleti di alto spessore, e sono convinto che la vittoria di Benjamin ad Ugna porterà anche l'anno prossimo alla presenza di altri suoi forti atleti che lui conosce sicuramente e che avranno il piacere e l'onore di venire a correre la nostra gara. Allora Domenico, tra poco vediamo la clip che è stata montata e musicata dal nostro capo tecnico Luca Romano, che ringraziamo, perché i risultati hanno dato ragione ad Ugna. 1:11:07 ha fatto gara a sé praticamente questo ragazzo, davvero bello anche da vedere mentre corre. Al secondo posto Atletica Vomano ad Ugna, al secondo posto Fiorenzo Mariani del Tocco Runner 1:13:40, al terzo posto Antonio Bucci sempre Tocco Runner 1:14:04, al quarto posto è arrivato Maurizio D'Andrea Runners Sulmona 1:14:45, al quinto posto Domenico Barbierato della Farnese 1:15:11, al sesto posto e al settimo, stesso tempo, hanno fatto la volata Davis Trasatti di Ricci Sport e Alessio Bisogno di Passo Logico 1:15:52, all'ottavo posto Italo Giancaterina dell'Atletica Capistrello 1:16:26,
al nono Daniele Romano Runner Schieti 1:18:21, al decimo Antonio Mario Fiadone gruppo podistico Il Crampo 1:19:17. Invece al femminile ha vinto alla grande con un crono talmente importante che quasi ci ha sorpreso anche nel momento delle riprese, perché quasi non ce l'aspettavamo, no? Annalisa Gabriele, Amatori Villa Panfili di Roma 1:21:05. Al secondo posto una splendida Arianna Marcheggiani 1:27:59, Filippi De Montesilvano. Terza, sempre brava, Martina Del Rosso, Runner Schieti 1:29:26. Al quarto posto Cecilia Di Benedetto, Fit Program Naia di 1:34:34. Lei è la triatleta più forte d'Abruzzo, che si cimenta anche molto bene in questo tipo di gare. E poi al quinto posto Mara De Iulis, Filippi De Montesilvano 1:36:33. La clip. Tante presenze, caro Domenico D'Onofrio, presidente Runners Pescara, anche da fuori Abruzzo, no? Abbiamo visto la vincitrice Villa Panfili Roma, ma abbiamo visto gruppi da Barletta, gruppi dal Molise, insomma da mezza Italia, dai. Sì, questa è stata la differenza rispetto allo scorso anno, e a questo dobbiamo puntare come città di Pescara, quindi come tutti i podisti abruzzesi, a far arrivare dalle altre regioni, come noi andiamo alle gare a Roma oppure a Milano, nelle grosse città, di far vedere personaggi atleti da tutte le regioni limitrofe. Quest'anno siamo stati bravi a pubblicizzarla in tutti i livelli, e sono venuti da Benevento, da Barletta, dal Molise, dalla Puglia, dalla Lazio, dall'Emilia Romagna. Avevamo pure degli inglesi che sono venuti a fare la gara, e mi hanno detto là in postazione anche delle atlete cinesi. Quindi abbiamo avuto, diciamo, un'internalizzazione della gara che fa ben sperare poi per l'edizione del prossimo anno, in cui abbiamo altre aspettative. Bene, poi ce le dirai. È bello ascoltare adesso i vincitori in questa parte di trasmissione. Ascoltiamo insieme Seni Beta Benjamin, insomma, noi lo chiamiamo Adugna, no? Anche se il suo vero nome è Biniam Seni Beta, e poi Adugna.
è Annalisa Gabriele. Annalisa Gabriele è venuta da Roma, ci ha detto chiaramente: io sono venuta a farmi un weekend al mare, poi il meteo è stato così così, però ho conosciuto una città bella come Pescara e durante la corsa, grazie anche al percorso, no, che passava sul lungomare, Ponte del Mare, le zone centrali, ho conosciuto qualcosa di bello. Allora, vediamoci subito la clipettina. Adugna più Gabriele. Il vincitore, il sorriso di Adugna, davvero complimenti. Benjamin ti chiamano, io ti chiamo semplicemente Adugna che mi è più facile, perché hai dominato questa manifestazione. Prima di tutto ringrazio chi organizza questa gara, bella gara, grazie per tutto chi organizza. La gara è percorso bello, già l'ho fatto da solo, però va bene così, mi piace molto la gara, bella gara. Tu ormai ti stai dedicando alle lunghe distanze, no? Però anche mentre commentavo, io dicevo che tu provieni nel tuo paese, in Etiopia, dalle gare di atletica veloce, tu eri un velocista. Sì, prima correvo circa 100 metri fino a 400 metri. Quando sono arrivato in Italia ho già cominciato a allungare da mezzo fondo, perché diversa temperatura qui, un po' fresco, allora si può fare di più i chilometri, quindi già cambiato mezzo fondo. Percorso di oggi piuttosto lineare, molto pianeggiante, tranne il Ponte del Mare, no? Il famigerato è bellissimo Ponte del Mare, però la salitella c'è. Sì, sì, solo la ponte, però va bene, bello per vedere sopra il mare, quindi io ho paura al mare, però bello per vedere. L'Abruzzo ormai ti ha adottato, no? Il tuo sorriso di origini africane ormai è diventato anche un po' il sorriso abruzzese, ti trovi bene qui? Sì, 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 mi trovo bene, quasi metà italiano, metà africano, quindi di più abruzzese, io sono abruzzese, corro per l'Abruzzo. Ringrazio a tutti i miei tifosi, tutti abruzzesi, grazie a tutti gli atleti. Annalisa Gabriele, amatori, Villa Panfili, Roma, si è andata vicino al personale. Sì, molto vicino al personale, il percorso era molto bello, molto scorrevole, veramente una maratona, una mezza che ho apprezzato tantissimo. Vicino al personale e se vogliamo ti aspettavi anche di migliorarlo, perché forse hai trovato quella salitella, la chiamiamo così, ma abbastanza impegnativa del Ponte del Mare che ti ha fatto perdere qualche secondo. Sicuramente è un percorso abbastanza impegnativo, nel senso spezza un po' il ritmo il ponte, comunque è bellissimo dal punto di vista scenografico, e la difficoltà che ho trovato invece è stata il correre parte della mezza da sola, quindi non avere riferimenti, non riuscire, diciamo così, a gestire bene il ritmo, però comunque è andata benissimo, sono davvero molto soddisfatta. È una mezza organizzata molto bene, molto bella, mi piace molto il percorso. Ne hai approfittato da Roma anche per conoscere un po' Pescara, no? Diciamo come l'hai trovata alle porte dell'estate, certo una giornata abbastanza soleggiata, ma si temeva la pioggia, magari ci tornerai per andare in spiaggia. No, guardi, fine settimana, io avevo puntato il fine settimana sul mare e in fondo comunque è andata bene, oggi è una giornata molto bella, sono venuta con la famiglia, ho scoperto una cittadina veramente bella, io non me l'aspettavo, veramente molto carina. Annalisa Gabriele, adesso visto che ha sovvertito tutti i miei pronostici mentre stavo speakerando, ho sbagliato completamente i pronostici, mi perdonerai, che cosa farà adesso per il resto del 2015? Vai. Sportivamente? Beh, adesso in ottobre prepariamo una maratona, quindi il prossimo obiettivo è una maratona. Comunque corriamo e diciamo obiettivi è divertirsi quello. Beh, sarà contento anche il tuo amico assessore del comune di Pescara Giuliano Diodati, no? Nel sentire le parole di chi ci è venuto da fuori. Il collega. È tuo collega? Anche un mio collega. Perché spieghiamo che lavoro fai nella vita di tutti i giorni, non sei solo organizzatore di eventi sportivi. No, dovrei essere prima odontoiatra, poi anche organizzatore. Se avete bisogno, Domenico D'Onofrio, forse Luca Romano adesso aveva... Meglio di no. No, sarà... Pubblicità occulta facciamo, pubblicità no, occulta. Sarà sicuramente felice l'assessore, sì. Il comune, perché... Lui ci ha creduto molto, devo dire la verità, anche la scorsa amministrazione ci ha dato sempre delle grosse mani. Quest'anno lui ha creduto molto nell'evento proprio, infatti ha fatto di tutto per
diciamo, spianare tutte le difficoltà che poi si hanno sempre a livello organizzativo in una città come Pescara, non ancora abituata ai grossi eventi, anche se l'Ironman, dico sempre, ha portato una ventata di apertura mentale, ma soprattutto per i cittadini, perché il problema più grosso l'abbiamo avuto con alcune persone, mi dicevano poi ieri sera quando abbiamo fatto il briefing alla fine, alcuni cittadini che vogliono passare, devono andare alla comunione, devono passare per forza per quella strada, non vogliono allungare di 500 metri il percorso perché non sa che cosa vanno cercando. Quindi alcune cose vanno chiarite con la cittadinanza. Secondo me, se si fa far capire al cittadino che quello che sta succedendo è un qualcosa di positivo anche per loro, per il riscontro poi a livello economico della città, dei bar, dei ristoranti, degli alberghi, abbiamo riempito tutto l'albergo, lindo, l'albergo convenzionato era pieno di camere affittate da noi. Quindi voglio dire, il 24 maggio a Pescara non è che vengano milioni di turisti. Senti, ti volevo fare anche una domanda relativamente alla tua organizzazione di Runners Pescara, perché adesso ascoltiamo anche questa parte di trasmissione. Come ha retto l'organizzazione? Tu avevi schierato numerosissimi volontari e tesserati della tua società. 100 volontari, guarda, abbiamo avuto problemi, nel senso che da fuori non se ne è accorto nessuno, però noi sappiamo noi i nostri punti in cui abbiamo avuto alcuni piccoli problemi che abbiamo risolto grazie al fatto che 10-12 di noi sono, diciamo, fanno di tutto, quindi riescono in quel momento a percepire il pericolo e a cercare di fare di modo di risolverlo immediatamente. Alla fine mi sono dovuto mettere di guardia all'uscita degli atleti, perché c'era gente che voleva rientrare a senso contrario verso le medaglie, quindi per dirne una. Sì, sì, piccole cose, però ci voleva qualcuno che tipo butta fuori, che non vogliesse entrare le persone. A questi livelli stiamo. Però avete fatto il briefing, vi siete promossi? Sì, sì, adesso vi siete promossi. Ci hanno promossi. Allora, invece ascoltiamo, perché magari non sono d'accordo con quello che dici tu, non lo so, adesso lo vediamo. L'assessore allo sport del Comune di Pescara, Giuliano Diodati, e poi non potevamo non ascoltare per l'organizzazione, no, tra i tuoi collaboratori, Manuela La Tigre, Manuela De Michei, perché non potevamo, era lì, quindi... Non potevo esimermi. Assessore, che festa per Pescara? Beh, una bellissima giornata, devo dire che siamo stati anche aiutati dal tempo, che le previsioni insomma ci dicevano qualcosa di diverso. Bellissima manifestazione, grazie ai Runners Pescara per l'organizzazione. Pescara si dimostra ancora una volta città che può fare molto nel campo dello sport. Questa è una delle prime manifestazioni importanti di questa stagione pescarese, che poi si concluderà con i Giochi del Mediterraneo. Insomma, oggi è un evento bello, 1350 partecipanti, non è facile riuscirli a portare, con un percorso bellissimo e uno scenario bellissimo. Lo Stadio Adriatico oggi è veramente pieno di giovani, di ragazzi, di bambini, veramente una grande promozione per lo sport. Io l'avevo chiesto anche in fase di presentazione, no? Qualche giorno prima della gara, come gli automobilisti pescaresi recepiranno questo blocco del traffico che in realtà ha condizionato la mattinata, no? Allora gliela faccio dopo la domanda. Come hanno recepito? Perché insomma bisogna essere anche colti sportivamente, accettare questi eventi e capire che tutto fa bene alla città di Pescara. Da quello che mi risulta, insomma, dalle notizie che ho io, sembra che non ci siano stati assolutamente problemi. Anche i cittadini oramai hanno capito che Pescara deve avere una vocazione turistica e qualche piccolo sacrificio bisogna farlo perché questo possa succedere. Per cui diciamo che al momento mi risulta che tutto sia andato per il verso giusto, la Polizia Municipale mi dice che non ci sono stati problemi. Purtroppo Pescara una vocazione la deve avere. Io penso che, voglio dire, essendo una città che ha questa ampia dotazione di impianti sportivi e che ha, tra parentesi, questa bella riviera che ci invidiano in tutta Italia, io credo che insomma, qualche piccolo sacrificio sia sopportabile, perché possiamo far conoscere la nostra città anche lungo tutta la riviera Adriatica.
Manuela, come ha retto la macchina organizzativa a questo evento così affollato? Sì, è stata un'emozione vedere tutti questi partecipanti, insomma, essere alla partenza, e è andato tutto bene, sembra. Cioè, qui al reparto medaglie sono arrivati in tanti, sono rimaste poche medaglie, aspettiamo gli ultimi, però sembra essere andato tutto bene, sin dall'inizio di stamattina, nella consegna dei pettorali, e ad ora una bellissima giornata, perciò non ci potevamo aspettare di meglio. Allora Manuela, approfittiamo anche per ringraziare, non uno per uno perché sarebbe impossibile, ma un po' tutti quanti i settori dell'organizzazione che voi Runners Pescara avete curato in prima persona. Sì, siamo in tanti, siamo circa una trentina di persone, qui al reparto medaglie, io, Silvia, Roberta, insomma ne siamo molte. Poi al reparto ristori ci sono tante persone, c'è Lina, Franca, Francesca, ne sono tanti. In genere quando ci sono manifestazioni così sentite, così affollate, così anche agonisticamente importanti, si vede un po' di tensione, no? In questo caso ho visto tanti sorrisi, magari il sole ci ha aiutato, vi ha aiutato e insomma dai, si deve proseguire su questa strada. Assolutamente, il sorriso ci appartiene, oltre il sorriso proprio ci appartiene come squadra e come, insomma, come persone, sì, assolutamente. Poi lo sport non può che far sorridere e portare veramente tanta gioia, veramente una bella giornata. Iniziata bene e sembra concludersi altrettanto. Sei contento, no? Insomma, vi hanno promosso anche loro. Da morire. Ok. Era presente tanta gente, addetti ai lavori, che erano lì proprio ad osservare, no? Come succede anche nel calcio. Nel calcio ci sono quelli che giocano, poi ci sono i giornalisti, e poi ci sono quelli che si mettono sugli spalti, gli osservatori, i procuratori, in generale gli addetti ai lavori che vogliono vedere dall'esterno. Vediamo un po' che succede alla maratonina del mare Pescara Half Marathon, perché magari vogliono apprendere anche qualcosa, perché questa, io ho detto tra le più grandi manifestazioni sportive di Pescara 2015, però forse anche qualcosa in più. C'era tanta gente a vedervi. Guarda, spettatori anche. Ad oggi, a livello di numeri, parliamo sempre di numeri, come maratonina siamo la più grande d'Abruzzo, già così, come mezza maratona. Non esistono in Abruzzo mezze maratone che fanno quei numeri che abbiamo fatto noi. Anche quella che di ottobre non ha i numeri nostri. Però non è quello che ci interessava capire, far vedere che si può organizzare a Pescara un evento che vada oltre, oltre i numeri soliti di 500-800 pettorali a gara. Io sono convinto che, poi sono stato ottimista, quindi sono convinto che il prossimo anno possiamo sfiorare 2000 unità, perché abbiamo visto che la macchina ha funzionato, sappiamo dove andare ad oliarla ancora meglio. Però ovviamente è una sfida che lanciamo all'Abruzzo intero, perché se qua diventa una mezza da 2000 persone, chi ci guadagna è tutto il podismo abruzzese. Cioè diventeremo come città e come regione un punto di riferimento per il podismo nazionale e internazionale. Tu mi dirai, hai grosse aspirazioni, però se non credi in qualcosa e punti in qualcosa, diventa poi monotono organizzare la gara da 100-200 spettatori, atleti. Diciamo che le ambizioni non mancano a Runners Pescara, questo ci fa piacere. C'era anche la FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, con il suo responsabile, in questo caso del settore master, perché c'erano tantissimi master a gareggiare, c'erano anche i giovani, perché voi avete fatto anche le partenze delle gare giovanili, avete fatto anche le gare di marcia all'interno dello stadio, però tanti master che hanno corso la mezza maratona, la non competitiva anche di 10 km. Responsabile che lui è Camillo Campitelli. Campitelli ha anche corso la non competitiva e poi è stato lì preciso a guardare davvero tutti gli arrivi, fino a quando a un certo punto non l'abbiamo interrotto noi, gli abbiamo detto: guarda, intervistina, vediamola. Camillo Campitelli, intanto, da atleta storico del podismo abruzzese, com'è andata la tua gara? Dai. Allora, la mia gara, io sono venuto qua per fare una gara, diciamo, un allenamento, possiamo chiamarlo, si dice sempre così, però io mi sono allenato veramente, perché sono andato a 3:45, ho fatto
la mia 10 km per essere qui a questa festa, diciamo, dello sport oggi qui a Pescara, perché è veramente una bella manifestazione, molto partecipata, e in Abruzzo avere delle gare su queste, diciamo, queste cifre, 1350 mi sembra, i podisti che stanno oggi attraversando Pescara, quindi è una bella manifestazione, non volevo mancare anche con la 10 km. E invece, da responsabile della FIDAL per il settore master, allora il tuo parere è autorevole, no? Perché sei stato sulla linea di arrivo ad osservare tutti gli arrivi uno ad uno. Sì, sono stato sulla linea di arrivo, ho visto dal primo fino adesso a 2 ore di corsa, e devo dire che per me è una cosa nuova aver sempre partecipato alle gare, no? Adesso ritrovarmi a controllare un po', a controllare tra virgolette, a vedere un po' gli atleti, gli arrivi, è molto divertente, perché c'è chi arriva imbronciato, chi arriva con le mani al fianco, chi arriva con la gamba che zoppica, e che è contento, felice, esulta, quindi vedi molte sfaccettature, no, della corsa in genere. A parte dopo i primi, Adugna, questo ragazzo che è andato veramente forte, sta crescendo man mano, spero che possa dare delle soddisfazioni all'Abruzzo, perché lui mi sembra che è abruzzese ormai, no? Abita all'Aquila. E anche Mariani e gli altri ragazzi. È stata, Camillo, per concludere, una festa dell'atletica, della corsa, perché il settore master, che ti riguarda molto da vicino, devo dire che ha numeri importantissimi. Difatti devo dire che la festa c'è, è una festa dello sport, e difatti prende più diciamo, il settore master che il settore giovanile, perché ahimè i giovani, ecco, fanno fatica a venire fuori, l'ho detto più di una volta. Speriamo che queste manifestazioni ci aiutino anche a trovare qualche nuovo emergente. La vedo dura, però io spero per l'atletica abruzzese in futuro, ma i master fanno ormai fanno la loro parte, diciamo, in tutte le domeniche, in tutte le gare. Oggi hanno dimostrato ancora di più con la loro partecipazione qui a Pescara. Grazie anche a Camillo Campitelli. Domenico D'Onofrio, allora siamo nella parte conclusiva della trasmissione dedicata alla seconda edizione di Pescara Half Marathon, organizzazione Runners Pescara. Non dimentichiamo di dire grazie a puntini, 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 così almeno non scontentiamo nessuno o quasi. Grazie. Non fare i nomi degli sponsor, se no ti tagliamo, quindi grazie a? Ai volontari. Ok. Ai volontari della squadra che hanno in maniera spettacolare, da quello che dicono anche gli atleti, sia quelli che stavano ai ristori, i 3 ristori bellissimi, 10 persone ogni ristoro che hanno avuto sempre il sorriso per tutti gli atleti che sono passati, quelli che stavano al ristoro finale, quelli che hanno apparecchiato, diciamo noi, l'arrivo, la partenza, lo stadio adriatico che è enorme, e il servizio borsa abbiamo dato quest'anno che è una novità assoluta. Utilissimo, cioè utilissimo. Lasciare la borsa... Più di 150 atleti hanno sfruttato. Lasciare la borsa custodita, hai detto niente. È eccezionale. E ringrazio ovviamente gli sponsor che hanno permesso la realizzazione economica dell'evento, la Polizia Municipale di Pescara e la Protezione Civile di Angelo Ferri, che sono stati eccezionali. Non è passato una volpe in mezzo al percorso, non c'era nessuno. Mi hanno detto che le macchine non esistevano in quella gara, è stata proprio blindata. E guarda, non so più che veramente siamo stati, c'è stata un'unione di intenti. Avis, che è stato vostro partner, Avis, credo. Avis, no, dobbiamo ringraziare anche tutti gli altri, che ha creduto anche loro, una onlus a livello nazionale, ha creduto in una Runners Pescara, una povera squadra di provincia. povera. E quindi diciamo che stiamo crescendo bene. Ti faccio un'ultima domanda, poi il nostro Luca Romano, che è un cerbero col cronometro, neanche fosse un giudice, dobbiamo chiudere. Vedi, dice dobbiamo chiudere. Runners Pescara non si ferma qui, perché in estate, no, voi avete un altro appuntamento eccezionale, parlaci. Il 2 agosto sarà la 5ª edizione dell'Americana a Pescara, che quest'anno vogliamo improntare, sarà un evento WISP, quindi vorremmo improntare questa gara per far correre FIDAL WISP, per far correre i bambini allo Stadio Adriatico, nella pista dello Stadio Adriatico, a un certo con l'omologazione dei tempi FIDAL. Quindi fare una gara vera e propria per i bambini, e poi
questa sarà da contorno per la classica americana, per i tapascioli come noi che faranno la classica americana per divertirci. Io neanche tapascione ormai proprio. Grazie Domenico D'Onofrio, voto alto a Pescara Half Marathon edizione numero 2, grazie Luca Romano e noi ci vediamo la settimana prossima per la puntata conclusiva di Parliamone per la stagione 2014-2015. Perfetto, quello che tipo? Non gliela chiedere, amici. A te Facebook ti massacra. Che si matta, macella. Anche Red Bull ti massacra. Oh, lei c'è la Red Bull, fatto morire. Auto Epi, un successo che nasce da lontano. Icona nel panorama automobilistico, oltre alla vendita di auto nuove e di occasione, garantisce un'assistenza completa meccanica elettrica, di carrozzeria, servizio racing, centro restauro auto storiche Citroën Auto Epi Classic, cambio gomme, assistenza e installazione impianti GPL metano, magazzino ricambi, servizio autonoleggio e agenzia pratiche auto e servizio revisione. Citroën Auto Epi, a Pescara in via Tiburtina 326 e strada vicinale Torretta 12, zona industriale. Auto Epi, la storia di un viaggio fatto di passione. Prove tecniche di udito. Maico, dal 1937, la soluzione giusta per tornare a sentire. Ti aspettiamo nei nostri centri in Abruzzo. Chiama lo 085 422 4030 per prenotare un controllo gratuito dell'udito.